Saluto a tutti gli amici di Hockey Siena. Quest'oggi siamo all'allenamento della Robur Siena e siamo venuti per intervistare nella nostra rubrica Una domanda al volo un ex giocatore del Siena, Daniele Portanova. A questo punto passo la parola a Francesco Zanibelli per l'intervista. Buonasera, siamo qui con Daniele Portanova. Ciao Daniele. Ciao. Faremo con lui una chiacchierata, gli faremo alcune domande su un po' i suoi trascorsi a Siena e anche il suo futuro. Senti Daniele, dunque te hai fatto 5 anni a Siena, giusto? Che ricordi hai degli anni passati qua? Un tuo ricordo delle stagioni passate qua a Siena? Ma fondamentalmente i ricordi di Siena sono quasi tutti belli, addirittura penso che sono belli pure quelli brutti. Niente, Siena è stato un periodo della mia carriera forse il più importante perché tecnicamente siamo cresciuti insieme. Mi ha dato la possibilità di proseguire e fare una carriera, tra virgolette, dignitosa di Serie A. È stato il primo amore, come si dice, il primo amore non si scorda mai, diciamo. Certo, senti, qual è l'allenatore e la stagione di quelle che hai passato a Siena che ricordi con più piacere? Ma come affetto ne dico due. Il primo è Gigi Simoni, che mi ha voluto fortemente, mi ha dato la possibilità di scoprire questa realtà che poi alla fine porto dentro il cuore. E poi, diciamo, la parte migliore della mia esperienza l'ho vissuta con Mario, anche con altri allenatori abbiamo fatto bene, ma con Mario sono state le esperienze più belle, diciamo. Senti Daniele, sappiamo che sei molto legato a Siena, come ci hai già detto. Cos'ha secondo te questa città che non hanno le altre, dove magari sei stato e hai vissuto? Ma calcisticamente è una città che ti fa lavorare tranquillo, però allo stesso tempo è una città che comunque vive di calcio, quindi non vedo differenze a altre piazze anche più calorose. L'importante è che chi ha vestito la maglia del Siena, almeno quando c'ero io, non le vedeva mai queste differenze, lottava come se addosso avesse una maglia, diciamo, tra virgolette, delle grandi, no? Siena è l'ideale per far calcio e merita la Serie A, merita di stare in Serie A perché è una città che lo merita e io ho avuto la fortuna di viverla. Senti, abbiamo parlato del passato, parliamo un po' anche dell'attualità. Te, come tutti sanno, ti stai allenando con i ragazzi di Mister Morgia. Dacci un tuo parere su questa squadra, se potrà raggiungere l'obiettivo che noi tutti ci auguriamo, cioè quello della promozione in Lega Pro. Ma potrà raggiungere, lo deve raggiungere perché comunque io dico sempre ragazzi, loro devono avere più autostima della loro forza, lo stanno dimostrando, sono contento. Io da quello che penso io, ma questo è un pensiero mio personale, tutti i campionati sono difficili, questo è da sottolineare, però il Siena deve essere di passaggio in questa categoria, lo merita la città, lo meritano anche i tifosi che in massa hanno fatto un abbonamento importante. Quindi questa è una risposta di una città che vive di calcio, come dicevo prima. Senti, ultima domanda che non posso esimermi dal farti è questa. Sappiamo che hai rifiutato alcune richieste dalla Serie B. La domanda che tutti i tifosi senesi si stanno facendo in queste ore è se Daniele Portanova potrà vestire ancora la maglia bianconera. Ma in questo momento dico solo che, se
Siena la porto dentro il cuore. Ringrazio dopo un mese e mezzo la società che mi ha dato la possibilità di allenarmi. Non voglio aggiungere altro. So quello che ho in testa, lo sa il mister, lo sa la società. Io se dovessi fare questa scelta devo essere disponibile al 100%, perché sono uno che non si risparmia mai, quindi solo l'1% che mi distrae da quello che è il Siena non me la sento di firmare. Quando sarà al 100%, spero il prima possibile, io in testa già so quello che fa, perché ha avuto sì tante richieste, ma l'avevo detto già prima, la mia prossima squadra sarà una scelta di cuore, una scelta di stimoli e non mi interessa la categoria, mi interessa la maglia che indosso. Grazie.